Nella propria sede di Ravenna, Confcooperativa ha organizzato un incontro aperto a tutti gli associati per informarli delle modifiche introdotte dalla riforma del mercato del lavoro, la cosiddetta riforma Fornero, entrata in vigore durante l'estate. Sì, noi abbiamo voluto, prima di incontrare i nostri associati, aspettare che la riforma fosse completa anche dal punto di vista, delle normative che stavano uscendo. E quindi sono passati alcuni mesi, ma prontamente ora ci stiamo confrontando e stiamo illustrando questa riforma a tutti gli associati, visto che ci siamo occupati in maniera importante a livello nazionale, sia degli emendamenti che nel corso del svolgimento della predisposizione della legge. Oggi siamo qui per illustrare a tutti le norme attuative e come si attuano queste nuove prescrizioni. Mentre nelle settimane scorse abbiamo tenuto alcuni incontri a livello regionale e nazionale più di ordine politico e di strategie, perché la riforma è un complesso in divenire. Abbiamo già osservazioni in merito, alcune proposte anche di leggera modifica per migliorarne i processi, che naturalmente oggi anticiperemo alle nostre imprese, ma per le quali poi avremo tempo di riprendere alcuni ragionamenti nel dettaglio. La riforma nota come riforma Fornero è una riforma pensata per cercare di eliminare un uso distorto di alcuni istituti di coinvolgimento lavorativo che permettevano maggiore flessibilità nell'utilizzo del lavoro, ma che nei fatti venivano utilizzati per aggirare normative per un corretto coinvolgimento lavorativo dei lavoratori. Le correzioni apportate ovviamente hanno determinato un carico maggiore per i datori di lavoro onesti, fra virgolette, ma sono state rese necessarie appunto da questo uso distorto. Il pensiero del legislatore si è concentrato sia sulla necessità di apportare questi correttivi, sia sulla necessità di rendere, almeno come tentativo, più flessibile l'uscita dal mondo del lavoro, funzionale appunto a rendere anche più interessante la possibilità di maggiori coinvolgimenti lavorativi nell'ambito di valutazioni legate a nuove assunzioni. Il problema, diciamo, maggiore al momento sono i giovani che non riescono ad entrare nel mercato del lavoro. Per loro che cosa cambia, visti anche i vari contratti che c'erano prima? Il legislatore ha sempre in mente il rapporto subordinato a tempo indeterminato come via maestra per il coinvolgimento dei giovani e comunque in senso lato per tutti i lavoratori. Ovviamente i correttivi posti a limitare un uso oltre quelle che sono le previsioni ordinarie dei vari istituti con i quali si ottiene flessibilità, collaborazioni, lavoro a chiamata, lavoro autonomo, associazioni in partecipazione, tendono a questo obiettivo. Il problema è che la normativa, così come è emersa, ha portato un carico di lavoro decisamente superiore per chi poi nei fatti deve dar seguito a queste previsioni di legge. Mentre invece per i datori di lavoro che cosa cambia anche appunto in previsione di licenziamenti? Ma la previsione più grossa in realtà è per i cosiddetti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo che vengono ricondotti a una procedura particolare davanti alla direzione territoriale del lavoro con un tentativo di conciliazione preventivo. Anche qui c'è una procedura che in qualche modo aggrava e appesantisce il sistema, ma è funzionale a evitare in questo caso probabilmente anche conseguenze di natura vertenziale legate alle risoluzioni dei rapporti di lavoro.